nuovo video. La scorsa volta sono stata al centro commerciale, vi ho portato anche insieme a me, vi ho fatto sbirciare qualcosina all'interno dei negozi. Ho approfittato dei saldi, quindi ho fatto un po' di shopping. Come promesso, eccomi con il video haul. Quindi, se siete pronte e curiose di vedere quello che ho acquistato, iniziamo pure. Allora, per prima cosa sono stata da Primark. Avevo puntato già da tempo un pigiamino con i limoni. A me piace molto, lo fantasia dei limoni, soprattutto in estate. E quando sono andata lo scorso giorno, in realtà ho visto che le canottine c'erano varie misure, era pieno. I pantaloni invece del pigiama erano terminati, ne ho beccato soltanto un paio e quindi me li sono accaparrata al volo. La fantasia in questione è questa. A me piacciono moltissimo. È una taglia L. Primark veste molto abbondante con le taglie. Un tessuto tipo seta. Scivola praticamente via un pantalone lungo. È fatto molto bene in realtà. Prevedo di starci molto comoda perché è una taglia molto abbondante. Li ho pagati 10 euro, non c'è neanche appunto l'etichetta perché erano gli ultimi rimasti e quindi è una taglia L, vi faccio vedere. È una taglia L, li ho pagati 10 euro. Molto molto carini, a me piacciono molto. A parte si vende anche la canottina, in realtà c'era anche la possibilità di acquistare la camiciola appunto con i bottoncini, la manichina, la mezza manichina, ma io ho preferito appunto prendere direttamente la canotta. Questa l'ho pagata 5 euro, mi piace talmente tanto che la utilizzerei su un pantaloncino, su un shorts, e l'ho presa taglia, sempre una taglia L. Avrei potuto anche acquistare una taglia M perché è molto comoda, ma nel letto preferisco stare comoda. Poi siamo stati da Piazza Italia. Qui ha acquistato qualcosina mio marito, ha visto due cosine. Allora, gli è piaciuta molto questa maglia basic, molto semplice, lineare. In realtà lui l'ha pensata sotto una giacca color beige che ha acquistato lo scorso anno da Zara e non ha ancora utilizzato. Questa non era in saldo, comunque l'abbiamo pagata 7,95 euro e lui ha preso una taglia S, ha una vestibilità molto comoda. Poi ha acquistato un pantaloncino con le tasche sia posteriori, le tasche anche laterali, color verde, un verde oliva circa. Non è in saldo, in realtà lo ha pagato 24,95 euro in taglia L. Un pantaloncino carino con l'elastichino in vita, è molto comodo, molto pratico per l'estate. Lui in estate li utilizza tantissimo i pantaloncini, arriva sul ginocchio, una vestibilità comoda, carino. Mentre lego i capelli perché fa veramente caldo oggi e quindi preferisco stare comoda. D'estate non riesco proprio a tenere i capelli sciolti. Allora, continuiamo con il nostro haul. Sono stata anche da Wish, ho approfittato degli sconti. Io solitamente da Wish compro sempre e solo agli sconti. Anche se in realtà poi mi devo accontentare di quello che trovo, diciamo soprattutto nei colori. Non vi farò vedere comunque sia nel dettaglio quello che ho acquistato perché intimo e sinceramente lo trovo un po' imbarazzante personalmente parlando. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Comunque ho acquistato questi reggiseni sia
Seamless, mi pare che si chiamino, sono quei reggiseni tipo microfibra, simili seta, che non hanno praticamente nessun tipo di cucitura, sono molto comodi, freschi, mi vestono molto bene e quindi ne ho approfittato. Avrei voluto prenderne anche di altri colori, ma in realtà erano terminati. Ci ho abbinato, diciamo, una mutandina fatta con questa trama. Ok, e ho acquistato anche un'altra mutandina nera in pizzo. Vi dico anche i prezzi. Allora, questa in pizzo nera, c'era uno sconto del 30,03%, l'ho pagata a 6,99 euro. Idem per l'altra mutandina abbinata al reggiseno, pagata sempre, vi faccio vedere, sempre 6,99 euro. Reggiseno, allora sul reggiseno in realtà, vediamo che sconto ha avuto. Ok, ha avuto uno sconto del 30,78% di sconto. E da 25,99 l'ho pagato 17,99. Allora, proseguiamo con lo shopping. Sono stata da Zara. Allora, da promettere che io Zara la adoro. Il 99 dei vestiti che indosso, sia invernali che estivi, io li acquisto lì. Mi trovo bene sia per quanto riguarda le taglie, sia per proprio la qualità dei materiali. Io non ho altro da dire, cioè ho trovato, diciamo, il mio negozio di ispirazione, ecco, mi trovo veramente bene da Zara. Detto questo, l'altro giorno con gli sconti non sono riuscita ad acquistare granché. A dire il vero, non ho provato assolutamente nulla perché, non so, Zara durante i saldi si trasforma in un mercatino, cioè trovi di tutto, da qualunque merce buttata di qua e di là, almeno in questo punto qui dove solitamente appunto mi rivolgo, dove vado. Quindi ieri, non so, forse non era la giornata che mi ispirava, quindi non sono riuscita come dire, a girare come avrei voluto. Poi era pieno di gente, c'era un casino incredibile, era domenica, quindi non me la sono veramente sentita. Quindi penso che quasi sicuramente ritornerò, magari ritornerò mattina presto, verso la chiusura, magari così so che riesco a girare con più tranquillità e sicuramente troverò qualcosa appunto che mi possa piacere. Poi avevano anche tirato fuori un sacco di vestiti autunnali, invernali, c'era veramente un mischione incredibile, da una parte c'era la nuova collezione, insomma c'era veramente un caos nel negozio e quindi io ho preferito bypassare Zara per una volta e comunque riandrò sicuramente nei prossimi giorni. Detto questo, mio marito è riuscito invece ad acquistare. Anche se una cosina da Zara l'ho acquistata al volo, ve lo faccio anche vedere. Comunque, veniamo alle cose di mio marito. Allora, lui ha acquistato questa magliettina che mi è piaciuta subito, che l'ha pagata soltanto 9,95 euro. Guardate che carina, guardate che bellina. È una maglia sportiva. Guardate che carina, con la manichina fatta in questo modo. La scrittina LA Sunrise blu, poi questo colore mi fa impazzire. Lo trovo molto molto estivo, mi piace molto su un jeans, un pantalone bianco, un pantalone anche della stessa tonalità. Veste anche largo, lui ha infatti acquistato una S, in realtà c'era solo la S in negozio, erano terminate tutte, quindi l'ha provata, è andata bene e l'ha acquistata. Spero che si possa vedere in cam. La maglia, come detto, da 15,95 l'ha pagata 9,95 euro. È un buon cotone e quindi siamo contenti dell'acquisto. Ha acquistato inoltre un altro Bermuda, sempre
un bermuda. Simil pantalone, ovviamente va lavato, va stirato. E questo color carta zucchero, spero che si possa vedere con il risvoltino anche. Molto molto carino. Ah, proprio il tessuto di un pantalone, un pantalone di quelli lunghi, ecco, maschili. È fatto molto bene, veramente molto bene. Ci è subito piaciuto. Ho insistito che lo prendesse perché gli stava veramente bene. Allora, lui ha. Allora, il pantalone, prezzo iniziale, veniva 29,95 euro. L'ha pagato 19,95 euro, però è fatto molto molto bene, credetemi, valeva veramente la pena di acquistarlo. Mentre eravamo alle casse da Zara, eravamo in fila, ci avviciniamo ad uno stand e trovo questa magliettina bianca così posata. Dico, provo a prenderla. E mi piace subito, dico che carina questa magliettina, non l'ho vista durante il giro di shopping. Dico, è proprio carina, una di quelle magliettine che io adoro. Io per l'estate letteralmente adoro le maglie bianche in cotone con le scritte nero o con qualche dettaglio come queste. Ne ho veramente tante, le adoro, le utilizzo tantissimo e quindi è stato un colpo di fulmine. Ho controllato la taglia, era una M e sapevo appunto che la magliettina mi sarebbe andata bene anche perché è molto comoda e quindi me la sono proprio accaparrata, cioè nel vero senso della parola. Non sapevo neanche se fosse in sconto o no, ma poi ho capito che è una maglia non in sconto, quindi nuova collezione estiva e poco importa perché mi è piaciuta veramente tanto, quindi l'ho acquistata al volo. Ha questo cavalluccio marino con i dettagli appunto in perle. Bella, mi è piaciuto veramente tanto. E l'ho pagata 19,95 euro. Se vi piace questo genere di maglia, ve la consiglio perché è veramente graziosa. Allora, stavamo andando via dal centro commerciale, ma prima ho voluto fare un salto da H&M, non so come voi lo pronunciate, e perché avevo visto sul loro sito online una catenina dorata che mi era piaciuta tantissimo e quindi con diciamo, la speranza di poterla trovare. Appunto di poterla trovare mi sono affacciata al negozio. Ovviamente quella collana non l'ho trovata, come è giusto che sia, però sono stata letteralmente attirata da queste due collanine, molto carine a mio avviso, semplici, le ho pagate veramente poco, ragazze. Praticamente è una catenina dorata con un ciondolino, una farfallina e una perlina con questa trama, con questa catena. Ancora la devo indossare, non l'ho neanche provata. Comunque sia, l'ho pagata 2,99 euro. Un prezzaccio. Mi piace tantissimo e non vedo l'ora appunto di utilizzarla. Per 1,99 euro. Ho acquistato quest'altra catenina, la cercavo da molto tempo in realtà con la luna, ciondolino luna, anche questa molto carina, poi per 1,99 euro li ho presa al volo e penso di utilizzarle insieme, poi magari vi faccio vedere appunto abbinate insieme, però penso che possano stare bene, ecco. Con l'estate, l'abbronzatura, appunto il dorato mi piace particolarmente. E quindi questi sono stati gli unici acquisti fatti da H&M. Ultimo negozio dove siamo stati, Mango. Non so se conoscete Mango, so che fa parte sempre del gruppo Zara. Mi trovo anche bene ad acquistare da Mango, i prezzi sono leggermente più alti di Zara, infatti compro spesso durante i saldi.
e mi ritrovo spesso a comprare dei vestitini perché trovo che il cotone, la qualità del cotone sia ottima. Allora, ve li faccio vedere. Sono dei vestitini molto basic, carini. Io li preferisco anche perché poi magari si possono rendere un attimino più particolari accessoriandoli con una bella collana o con un bel tacco, chiaramente a seconda poi dell'uso che se ne vuole fare. Allora, è un vestitino in cotone midi, ok? Quindi arriva praticamente sotto al ginocchio, color beige. Non so cosa si riesca a capire. E praticamente viene con un fiocchetto, con una fusciacca che si stringe. Ma credetemi, è molto, molto, molto femminile. È stretto, non completamente aderente, diciamo, però ha una vestibilità, segue il corpo, segue le forme. E dietro ha uno scollo. Non uno scollo, scusatemi, uno spacco, non eccessivo, ma un bello spacco che lo rende molto femminile. Quindi questo me lo sono immaginato o di giorno con un paio di sia di sneakers, un paio di infradito, una zeppetta, con magari una borsettina in paglia. Insomma, poi bisogna un attimino giocare con gli accessori. Però credetemi, è molto molto carino. Vi lascio una clip. E oppure di sera, accessoriato in maniera diversa, con magari un sandalino dorato, un sandalino argentato, e ovviamente cambia appunto il look, cambia un attimino il look quindi è molto versatile. Credetemi, è veramente bello. Questo allora l'ho acquistato a 19,99 euro, veniva 25,99 euro, ma me lo sono accaparrato subito praticamente perché era l'ultima taglia rimasta e è una taglia L e quindi appena l'ho visto è stato un colpo di fulmine. Allora, altro acquisto, sempre fatto da Mango. In realtà non avrei mai creduto di acquistare un colore del genere perché non lo adoro particolarmente. Però l'altra alternativa era un giallino senape che non gradisco molto, perlomeno su di me. E poi l'ho provato, me lo sono visto addosso, mi è piaciuto tantissimo. Ho detto, ma sì, dai, perché no? Un po' di colore. È un cotone veramente fresco, credetemi, è un vestitino lungo. Ha la sua bratellina, ok, fatto in questo modo, viene lungo, 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 lungo fino alla caviglia e ha una vestibilità molto morbida. Diciamo che nella prima parte tende un po' a, diciamo, fasciare, poi scende molto morbido. Credetemi, anche questo è spettacolare. Quasi quasi provo a rifare un giro. Perché ho visto che c'è anche un altro colore che mi pare sia un rosa molto acceso o un corallo, non ho ben capito. Il negozio non era disponibile, ma online sì. Quindi mi sa che se lo trovo lo compro, perché sono quei vestitini che si utilizzano tantissimo, almeno perlomeno io li utilizzo tantissimo durante l'estate. Appunto, scusate. Sto parlando troppo. Io li utilizzo appunto tantissimo durante il giorno, ma appunto sono dei vestitini molto versatili perché d'estate si può giocare con il colore, quindi anche la sera con magari un sandalino particolare, perché no? Magari un bracciale particolare e il gioco è fatto e può diventare anche un vestitino ecco serale. Vi lascerò anche di questo una clip così potete farvi un'idea di come vestono. Ve lo consiglio. Ah, allora, io l'ho pagato, scusatemi, allora, da 25,99 l'ho pagato 15,99. Dopo il centro commerciale
accompagnare da mio marito da un negozio che ha aperto appunto qualche giorno fa. Si tratta del negozio Action, che vende un po' di tutto per la casa, dai detersivi, un po' a casalinghi. Io non conoscevo questa catena appunto di negozio, quindi lo conoscevo ma non c'ero mai stata fisicamente. Quindi ero molto interessata appunto ad andare a vederlo, insomma a visitarlo. Quindi dopo il centro commerciale siamo andati a fare un giro in questo negozio e devo dirvi però che sono rimasta un po' delusa. Non mi è piaciuto particolarmente, non penso di ritornarci a meno che non ci sia un articolo appunto che mi interessa particolarmente. Infatti ho acquistato veramente due robettine. Allora, ho acquistato questo bicchierone, penso che lo avrete visto in giro perché diciamo che vanno molto di moda, ecco. Non avevo un bicchiere di questo tipo, quindi mi piaceva sia per quando faccio gli infusi, per quando faccio il tè, ma anche per sorseggiare appunto una bibita fresca. E questo mi pare che l'ho pagato 1,82 euro, mi è piaciuto, ne ho preso uno, poi magari se dovessi ritornarci ne prendo anche un altro. Un deodorante della Dove, questo maschile, lo cercava mio marito. Io non so cosa sia successo all'interno dei supermercati e dei negozi di igiene appunto personale che giro, ma non riesco più a trovare i deodoranti della Dove. E io utilizzavo, ero follemente innamorata, mi trovavo benissimo del beauty finish della Dove, l'ho usato per anni e anni e anni, adesso è da circa 2 mesi che non riesco più a trovarlo né al supermercato dove abitualmente facciamo la spesa, non lo riesco a trovare. Ditemi un po' voi se voi appunto lo utilizzate o se sapete quello che sta succedendo alla Dove. Ho visto che molti deodoranti in realtà non si trovano della Dove. Anche mio marito non trovava più questo deodorante, l'ho trovato da Action e quindi l'ha preso al volo. E io penso che stiano un attimino rinnovando la linea, perché ho visto che sono usciti molte nuove profumazioni della Dove, fruttate. Però ecco, non riesco più a trovare il mio deodorante preferito, questo un po' mi scoccia. Comunque ho acquistato questo e poi ho visto che ci sono anche delle maschere di stoffa, quindi ne ho acquistate due, ho preso queste qui, speriamo che non mi vengano i bomboni sulla faccia. Ho acquistato questa qui, idratante, Deeply Moisturizer, sì, questa dovrebbe idratare, e questa al tè verde, penso sia. Tornando poi per casa, mi sono fermata alla saponeria e ho acquistato una crema corpo, questa della Perlier, a gusto fresia. Niente di che, avevo voglia di una crema profumata, in realtà avevo voglia di una crema tipo al cocco, qualcosa di molto fruttato, molto estivo, ma alla saponeria non ho trovato molto, quindi niente. Poi ho comprato questo smaltino della Pupa, è un color arancio corallo, spero che appunto la telecamera non sfalsi, non so se riuscite a vedere là appunto il numero, e 119 comunque sia, se a qualcuno può interessare. Avevo voglia di uno smaltino colorato estivo e ecco. Quindi niente, questo praticamente è stato tutto il mio folle shopping dello scorso giorno, e avrei voluto acquistare qualcosina in più, magari qualche vestitino fresco in più da utilizzare, anche perché poi io questi vestitini li tengo nel corso degli anni, sono basic, sono dei vestitini che appunto si utilizzano di anno in anno, ecco, non hanno stampe particolari o fantasie particolari del momento, sono vestitini appunto basic da utilizzare ogni anno, ecco. Magari farò un giro appunto prima delle vacanze,
vediamo se riesco a trovare altro niente. Questa è un'altra tipologia di video che io seguo tantissimo, che mi piace, che io adoro. Mi piace la moda, mi piace un po' prendermi cura di me per quanto possibile. E quindi spero che anche a voi piaccia questa tipologia di video, spero di avervi fatto compagnia. Non so come sia venuto perché è la prima volta che filmo un video di questa tipologia, spero comunque che vi possa far piacere, cercherò di impegnarmi il più possibile. Io vi ringrazio per essere stati con me e non so, commentate qui sotto se appunto vi sono piaciuti i miei acquisti e vi auguro una buona giornata. Alla prossima, grazie.